Dal Vangelo di Luca. In quel tempo si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise fra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disubbidito a un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Fratelli e sorelle carissimi, siamo arrivati alla quarta domenica di Quaresima, la domenica della gioia. Abbiamo attraversato il deserto delle tentazioni, abbiamo intravisto la trasfigurazione, la bellezza e la gloria della risurrezione di Gesù, nella quale anche noi dovremo risorgere. E abbiamo visto il Signore che come strumento di lavoro non utilizza la scure per tagliare l'albero che non porta frutti, ma utilizza la zappa per continuare a lavorare intorno all'albero affinché egli possa portare frutto. E abbiamo visto che il primo frutto che l'albero deve portare è proprio il frutto della gioia, il frutto della dolcezza, il frutto della pace. Nella parabola che oggi abbiamo ascoltato nel Vangelo, ma anche nelle altre letture,
La liturgia ci offre questa bellissima novità che Gesù presenta ai nostri occhi, alla nostra attenzione. Dal libro di Giosuè, nella prima lettura, abbiamo la possibilità di intravedere il popolo degli ebrei che finalmente, avendo attraversato il deserto, giunge nella terra promessa e può fare l'esperienza di un raccolto nuovo. Non è più circondato da sabbia e pietre, è circondato da terreno fertile dal quale può trarre il sostentamento per la sua vita. Un raccolto nuovo, appunto. San Paolo nella seconda lettura ci dice che noi siamo delle creature nuove. In Cristo siamo nuove creature. Le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. Perciò San Paolo ci dice: lasciatevi riconciliare con Dio, così come la liturgia del mercoledì delle ceneri aveva già accennato. E infine il Vangelo, la parabola cosiddetta del figlio al prodigo, ma che sarebbe meglio definire del padre misericordioso, perché lui è il personaggio centrale di questa pagina e che forse è la parabola più bella raccontata da Gesù, tanto che gli studiosi la definiscono il cuore del Vangelo, un Vangelo dentro il Vangelo. A dire il vero, Gesù nel capitolo 15 del Vangelo di Luca racconta tre parabole e le racconta per i pubblicani e i peccatori che andavano da lui per ascoltarlo, ma anche per gli scribi e i farisei che andavano da lui soltanto per giudicare e mormorare. I verbi sono all'imperfetto per indicare delle azioni continue. Sempre i peccatori andavano da Gesù per ascoltarlo, sempre i farisei andavano per giudicare. Gesù racconta prima di tutto la parabola della pecorella perduta e del pastore che la va a ricercare. Poi racconta la parabola della moneta perduta dentro casa e la donna che accende le luci e spazza la casa per ritrovarla. E infine la parabola del padre che aveva due figli. C'è una presentazione di Dio al maschile, il pastore, una presentazione di Dio al femminile, la donna di casa, e in questa parabola il padre, così come il grande pittore Rembrandt, nel quadro che è custodito all'Ermitage di San Pietroburgo ha raffigurato, il padre ha una mano maschile e una mano femminile per rappresentare la paternità di Dio, ma nello stesso tempo anche la sua maternità. È lui il primo protagonista che Gesù presenta, è lui che prende la scena, che però poi viene soppiantata dai due figli. Prima il figlio minore, il quale vede nel padre un antagonista, uno che gli sta contro, uno che limita la sua libertà. Il figlio minore pensa: finché c'è mio padre, io non posso essere felice. Lui mi mette dei limiti, lui mi dà delle regole. Devo andarmene da questa casa in cui soffoco. Devo cercarmi la mia strada, devo divertirmi. La giovinezza dura poco, non potrò vivere di rimpianti avendo perduto le occasioni migliori della mia vita. E quindi chiede al padre la parte di eredità che gli spetta. Ma ieri come oggi tutti sappiamo che l'eredità si può prendere dopo la morte del padre, non prima. Volere l'eredità quando il padre è in vita significa augurare al padre la morte, significa dire al padre: tu per me non esisti, è come se tu fossi già morto. Ma questo padre non impugna il diritto, non gli dice: ma che ti sei messo in testa? Divide l'eredità e quando dopo pochi giorni il figlio gliela chiede, gliela consegna e questo figlio parte. Parte per un paese lontano, credendo che più distanza mette da suo padre, più sarà felice. E i primi tempi sembrano dargli ragione. La sua vita è fatta di banchetti, la sua vita è fatta di feste, la sua vita è fatta di ogni tipo di divertimento. Ma i soldi
poco durano e dopo un po', finiti i soldi, finiscono gli amici e finiscono i divertimenti. Questo figlio si ritrova solo, questo figlio si ritrova senza nulla in mano, questo figlio che ha vissuto da dissoluto non sa più cosa fare per poter mangiare. Ha vissuto da dissoluto, cioè nel peccato, ma ha vissuto da dissoluto, cioè sciolto da ogni relazione, non ha più riconosciuto la sua relazione con il padre, non ha più riconosciuto la sua relazione con il fratello a casa e con le altre persone che lo hanno circondato. Decide perciò di andare da un uomo straniero, da un pagano, a chiedergli di poter lavorare per lui. E questo uomo lo paga pochissimo e lo manda nei campi a pascolare i porci, che per gli ebrei erano l'animale più immondo di tutti. Nessun ebreo avrebbe mai accettato di fare questo lavoro, ma quel figlio non aveva altra scelta. Stando in campagna, da solo, con gli animali, avendo continuamente fame, non potendo prendere nemmeno le carrube che mangiavano i maiali, rientrò in se stesso. Ciò vuol dire che prima era fuori di sé, viveva la sua vita ma senza averla nelle sue mani. E pensa di tornare nella casa del padre, non perché si era pentito, non perché finalmente avesse capito chi fosse il padre, ma per essere un salariato, per essere un servo, perché nonostante tutto, nella casa di suo padre anche i servi venivano rispettati. E si mette in cammino, pensando e ripensando alle parole da dire al padre per convincerlo ad accoglierlo come suo servo. Ma il padre non era rimasto con le mani in mano. Il padre osservava sempre l'orizzonte, aspettava il ritorno di questo figlio e appena lo vede da lontano, gli corse incontro, con il cuore pieno di gioia, gli si getta al collo e lo bacia. Tutte azioni che un padre, un uomo anziano, in modo particolare nella cultura medio orientale, mai avrebbe dovuto fare. Avrebbe dovuto attendere il figlio stando a casa, seduto. Il figlio si sarebbe dovuto inginocchiare e avrebbe dovuto chiedere scusa. Lui non lo fa parlare, lo sommerge di baci. E il bacio, come dice la poetessa Ada Merini, è la parte più bella dell'amore, la parte migliore, perché nel bacio c'è il sospiro di Dio. E subito, senza far nemmeno parlare questo figlio, dice ai servi: portate qui un vestito, il più bello, portate qui l'anello, mettetegli i sandali ai piedi e poi andate ad ammazzare il vitello grasso perché dobbiamo fare festa. Ecco il motivo per cui siamo qui, in questa stalla davanti a dei vitelli, proprio per simboleggiare attraverso questi vitelli la possibilità di essere perdonati e la festa che ci aspetta nella casa del Padre qualora noi decidessimo di tornarvi. La veste è espressione della dignità filiale, è la nostra veste battesimale. L'anello non è un gioiello qualunque, non è nemmeno l'anello degli sposi, è l'anello con il sigillo, l'anello che oggi chiameremmo la firma in bianco, la possibilità di avere la padronanza su tutti i beni di famiglia, su tutti i beni del padre. E infine i sandali rappresentano la libertà dei figli, perché gli schiavi, al tempo di Gesù, andavano scalzi. Inizia la gioia, inizia la festa, ma manca ancora una persona, il fratello maggiore, che è nei campi, a servire il padre, a lavorare come ha sempre fatto in tutta la sua vita. Ma se per il figlio minore il padre era un concorrente, un avversario, per il figlio maggiore il padre è un padrone. Non ha con lui un rapporto filiale, ha con lui un rapporto servile. Deve ubbidire ai suoi comandi, deve fare ciò che il padre ordina, altrimenti non si meriterà la festa. Non ha capito nemmeno lui
che l'amore del padre è un amore gratuito. Non ha capito che per far festa non è necessario passare prima alla cassa a fare lo scontrino, ma che ci si può sedere perché l'invito del Signore è un invito per tutti. E lui si arrabbia, non vuole entrare, si indigna, dice il Vangelo. E il padre, come uscì incontro al figlio minore, ora esce incontro a questo figlio, che pur essendo rimasto sempre nella casa, è distantissimo anche lui dal padre. La cosa da notare è che questo figlio maggiore non utilizza mai la parola padre. E non utilizza mai la parola fratello. Anche lui perciò vive da dissoluto, non perché commette peccato, ma perché anche lui si è sciolto da ogni relazione e senza relazione non vive una vita pienamente umana. Il figlio minore avrà capito il perdono del padre, la festa che il padre gli ha fatto, la dignità che gli ha ridato. Avrà capito finalmente che deve vivere da figlio, che il padre non è un concorrente? Luca non ce lo dice. Sta a noi, se siamo figli minori, scrivere la conclusione di questa parabola. Il figlio maggiore sarà entrato alla festa? Luca non ce lo dice. Sta a noi comprendere se è necessario, essendo figli maggiori, entrare alla festa ricostruendo il rapporto con il padre e il rapporto con i fratelli. Pensate, 13 volte la parola padre ricorre nella parabola, 7 volte la usa Gesù raccontando, 5 volte il figlio minore, una volta il servo, mai il fratello maggiore. A me e a voi che oggi abbiamo ascoltato questa parola, il Signore dice: non vivete da dissoluti, non vivete senza relazioni, vivete da figli con una splendida relazione con Dio che è vostro Padre e vivete da fratelli con tutti gli uomini e tutte le donne che condividono con voi l'esperienza della vita. E allora anche per voi sarà festa. Questo è lo stile nuovo di Dio che a noi, nuove creature in Cristo, ci vuole offrire il Signore in questa Quaresima per poter fare un raccolto nuovo, il raccolto della grazia, il raccolto dell'amore, il raccolto della gioia, il raccolto della pace.